Buongiorno ragazzi, bentornati in un altro video. Come sempre, giù di Muscoli a Vita. Oggi non vedevo l'ora di prendere in mano questa telecamera e parlare direttamente a voi. Finalmente è arrivato il weekend, quindi oggi veramente una giornata relax. Più tardi andrò a fare un allenamento total full body, anche e soprattutto per voi ragazze. Quindi ragazze, aprite gli occhi, questo allenamento sarà soprattutto per voi. Poi più tardi probabilmente andrò a mangiare qualcosina. Non ho ancora programmato niente, ma sarà una bella giornata, ne sono certo. Quindi mi raccomando, sit back, relax e godetevi questo video. E ragazzi, sono le 11, io sto andando in palestra in questo momento. Ovviamente stamattina, come sempre, ho fatto il digiuno intermittente, ma ora mi bevo una di queste Monster Red. Queste in Italia non le avete ancora viste, eh? Monster White sono arrivate, ma quelle Red alla Cherry no. Queste zero calorie, sarà veramente una bomba, quindi mi bevo questo. Noi ci vediamo dentro la palestra. Veramente buona. Come on, 212. Perfect. That's perfect. Come on. Appena finito l'allenamento, come avete visto, un total full body, non ho fatto niente di particolarmente intenso perché la prima volta che magari qualcun altro va in palestra, secondo me dovete veramente dimenticarvi della routine, dimenticarvi di colpire i vostri obiettivi, eccetera, eccetera, e cambiare un attimo il workout, fare in modo che in realtà gli piace a questa persona, perché se non gli piace il workout, se non gli piace allenarsi, il fitness, eccetera, eccetera, diventa molto difficile convincerli a iniziare ad andare in palestra. Quindi la cosa principale è fare un po' di movimenti, magari un movimento, un esercizio per parte corporea. Detto questo, io ora ho una fame assurda, quindi noi andiamo a mangiare qualcosa, vediamo dove andiamo. Merci.
ragazzi, pasto post workout, come vedete qui un piccolo chicken wrap, quindi con un po' di pollo, un po' di proteine e anche qui un po' di sweet potatoes, che già lo sapete sono veramente i miei carboidrati preferiti. Questo piccolo pasto post workout, intorno penso più o meno le 800-900 calorie, io me lo godo, noi ci vediamo più tardi. Il pranzo è andato perfettamente, era veramente buonissimo. In questo momento torniamo a casa, facciamo un paio di cose, poi molto probabilmente andremo a fare shopping. Vediamo dove ci porta questa giornata. E ragazzi, è una bellissima giornata qua a Manchester. Noi stiamo passeggiando per il centro, come potete vedere dietro di me. Ovviamente sto facendo il mio solito Starbucks frappuccino mocha. Questo è skinny, quindi zero calorie, ma una giornata pazzesca in Inghilterra. E il sabato, la domenica, mi piace un sacco fare le passeggiate. Veramente, secondo me questo è quando iniziate a godervi la vita, quando iniziate a lavorare un sacco, lavorate ogni giornata, lo trascorrete lavorando e poi il weekend ve lo vedete veramente a pieno. Ora continueremo a fare magari un po' di shopping nei negozi in giro, non so cosa facciamo più tardi, vedremo insieme. Scusate la qualità di questo recording, ma veramente in questo momento totale flusso di coscienza e mi andava di parlarvi a voi direttamente, quindi qualità magari un po' scadente dell'iPhone, però praticamente mi vedete in mano con due gelati e niente. La mia ragazza mi ha chiesto se potevamo stare tranquillamente a casa e magari mangiare un po' appunto di questo comfort food, quindi non andava veramente di andare a pranzare eccetera eccetera o cenare fuori, e quindi ho pensato, cosa faccio? Mangio il gelato con lei, rimango a casa, mangiamo il gelato a letto, facciamo una bella nottata, trascorriamo una bella serata insieme, oppure dico no, devo colpire i miei macronutrienti e calorie e quindi no, niente, non posso fare niente, io mangio le mie cose, tu se vuoi mangio il gelato. No ragazzi, alla fine ritorna sempre a perché questo canale si chiama Muscoli a Vita, perché la vita è la cosa principale. Certo, il fitness deve arricchire la nostra vita, ma non è possibile che se la vostra ragazza o chiunque, non so, i vostri amici vi dicono uscite con me eccetera eccetera, capisco se avete un obiettivo, infatti io quando stavo a dieta 90 giorni di dieta non l'avrei fatte queste cose, però in questo momento che sto vivendo tutto molto più tranquillamente ho colpito già l'obiettivo che volevo colpire con la dieta eccetera eccetera, e ora è semplicemente mi sto provando a godere la vita al massimo e quindi non posso dire di no. Stasera quindi niente macronutrienti, mangerò del gelato, mi mangerò del gelato con la mia ragazza, avremo una serata pazzesca, sono sicuro, e ne varrà la pena, perché alla fine della vita ragazzi non penserete ah cazzo, non dovevo mangiare quel gelato con la mia ragazza perché cazzo dovevo avere gli addominali più scolpiti. No, vi ricorderete di queste occasioni qua, di quando stavate da soli con la ragazza, vi ricorderete di queste cose sociali. Quindi niente, volevo solamente includere questa clip che era un flusso di coscienza totale. Niente, godetevi la vita, godetevi gli amici, le relazioni eccetera eccetera, prima di tutto il fitness viene dopo. Certo, potete minimizzare i danni magari se applicavo, come ho fatto oggi infatti, l'intermittent fasting, quindi è vero, ho abbastanza tante calorie ancora risparmiate, però diciamo che il gelato non serve il massimo, ma lo facciamo entrare comunque. Niente, volevo dirvi solamente questo. Come vedete è la mattina seguente, io mi sto bevendo il mio cappuccino mentre mi godo questo sole pazzesco, e veramente volevo farvi capire tre cose principali con questo video che spero che sono riuscito a farvi capire. Il fatto che mi siedo qua all'ombra così riuscite a vedermi meglio, ed è praticamente la prima cosa, è che noi fitness youtuber, i fitness youtuber che vedete, siamo tutti umani, non vi facciamo vedere tutto sulla telecamera, io provo a tenerlo il più vero possibile, ma c'è anche tanta altra gente che non vi fa vedere tutto, non vi fa vedere gli episodi disgravi, non vi fa vedere magari la parte negativa della loro vita, ma ragazzi siamo tutti umani, abbiamo tutti i nostri problemi, anche loro sgravano a volte, sono sicuro che si mangiano un botto di, non so, gelato o che so io, sono sicuro, però dato che è il loro lavoro, il fisico praticamente è il loro lavoro, è quello che gli porta i soldi, devono far passare un'immagine di perfezione, che non sbagliano mai, sono quasi dei robot meccanici, hanno determinazione e motivazione sempre al 100%, non sbagliano mai, e invece ragazzi non è per niente vero, ve lo assicuro, anche io, quindi voglio farvi capire con questo canale che io sarò sempre vero e reale con voi. Vi ho detto ieri, stavo con la ragazza, volevo godermi il mio gelato e invece di magari tenervelo nascosto e far finta che avevo fatto una cena perfetta, ve l'ho fatto vedere, e tanti altre gente invece nascondono queste imperfezioni, ma siamo tutti umani, quindi quando sgravate non pensateci su troppo, lo facciamo tutti, anche noi,
che magari usiamo il fitness, io provo a crescere un canale di fitness o altri che usano veramente per fare soldi, non siamo tutti perfetti. Seconda cosa che volevo veramente soffermarmi è il fatto che loro, il loro corpo è il loro lavoro, loro ci fanno i soldi, ci guadagnano, riescono a vivere grazie al loro fisico, quindi voi non potete paragonarvi a loro, perché loro avranno sempre più motivazione, determinazione, perché veramente se non hanno il fisico non hanno più niente. Invece voi pensate a costruire qualcos'altro nella vostra vita, a raggiungere altri obiettivi di lavoro, di azienda, di studio. Pensate ad altro, il fitness usatelo come una tecnica per arricchire la vostra vita, arricchire tutti gli altri aspetti, sentirvi bene, vivere al meglio, ma non paragonatevi a loro. Questo è veramente quello che volevo farvi capire, perché loro utilizzano il loro fisico per fare i soldi, per guadagnarsi la vita, quindi se non è tutto alla perfezione non riescono a arrivare a fine mese, quindi voi non dovete paragonarvi a loro, voi dovete semplicemente migliorare voi stessi in tutti i termini, fisici ma anche e soprattutto semplicemente dovete migliorare la vostra persona, dovete essere meglio di chi eravate ieri, ed è in questo modo che continuerete a crescere, che arriverete a raggiungere tutti gli obiettivi che vi ponete. Questo era veramente quello che volevo dirvi, io spero che vi sia piaciuto molto questo video, è un po' diverso dal solito, ma che ne so, veramente a volte sono cresciuti così tanti gli iscritti e tutti mi dite ah ma meriti più iscritti, ma ragazzi io voglio solamente voi, se ci pensate, pensate anche semplicemente facciamo una festa e ci mettiamo tutti e invito tutti a casa mia, non entriamo nemmeno tutti in casa, quindi veramente io vi voglio ringraziare di cuore a tutti voi che siete qua, continuerò a mettere fuori contenuti per voi, mi raccomando lasciatemi un commento e buttateci un like che mi aiuta a crescere il canale, fatemi sapere se avete degli argomenti che pensate posso farci dei video sopra, che alla fine sono qui per aiutare voi. Se non siete ancora iscritti e siete ancora qui, mi raccomando iscrivetevi, che niente, se vi piacciono i miei video iscrivetevi, grazie ancora a tutti ragazzi di cuore, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi.